Insalata di gamberi con arancia e finocchio. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo un antipasto che sarà un'insalata con gamberetti, arancia e finocchi. È saporitissima, è semplice da fare questa insalata. Io l'ho mangiata in Puglia e mi è rimasta davvero impressa perché ha questo gusto fresco dell'arancio e poi deve essere un arancio molto dolce perché ci deve essere un po' di contrasto fra, insomma, il gusto del pesce, questa dolcezza diciamo, dell'arancia. E più ci metteremo anche del finocchietto selvatico in alternativa dell'aneto. Incominciamo con gli ingredienti e poi passiamo alla produzione. Per questa nostra insalata con gamberi, arancio e finocchio ci serviranno 150 g di gamberetti, in questo caso sono dei gamberetti surgelati. Se li prendete freschi non li prendete molto grandi e chiaramente immaginate sempre che 150 g sono puliti. Un finocchio, un'arancia, del finocchietto selvatico o in alternativa dell'aneto, sale, peperoncino, olio extravergine e uno spicchio d'aglio. Per Prezzemolo o coriandolo. scottare i nostri gamberetti ho messo sul fuoco un po' d'acqua, ci metto anche un poco di sale e ci butto dentro i miei gamberetti surgelati. Se a voi sono freschi, fateli cuocere un po' di più. Io adesso, giusto il tempo che ritorna il bollore, li levo subito, ma anche quelli non li fate cuocere molto perché sennò diventano duri, non sono più buoni. Adesso ci tagliamo il nostro finocchio molto molto fine, deve essere veramente sottile. Poi chiaramente lo sciacqueremo, lo asciugheremo. Questa insalata deve essere fatta un po' prima perché si deve insaporire, quindi mi raccomando. Sì, insomma, la dobbiamo servire come antipasto perché alla fine è un antipasto. Noi ce la facciamo un'oretta prima, non dico molto, ma un'oretta prima sì. Ecco qui. Adesso ci mettiamo il nostro finocchio in una ciotolina e poi lo laviamo bene. Io ne uso, diciamo, un mezzo finocchio, poi vi dico esattamente quanta è la quantità. Ora ci tagliamo a vivo la nostra arancia. Togliamo questo, quindi diciamo il sopra e il sotto per intenderci, e poi facciamo in questo modo. E ce la tagliamo tutta quanta così. Quindi praticamente la nostra arancia deve essere tagliata a vivo. A vivo significa così. Ecco qui. Poi ne useremo praticamente solo una metà per metterla nella nostra insalata, il resto la premiamo. Quindi insomma, ecco qui. Leviamoci eventuali tracce di bianco, perché sennò diventa il tutto amaro. E adesso ci facciamo i nostri cubetti. Ok, tagliamo a metà. E ci facciamo i cubetti in questo modo, molto piccoli. Anche a fettine vanno bene. Pulito il nostro arancio, tagliato a dadini e praticamente premuto, ma vedete che ne uscirà molto di succo, quindi voi mettetevi sotto una cosa con cui potete poi recuperare il succo perché ne uscirà parecchio. Noi prendiamo il finocchio che io ho lavato e ho asciugato lo mettiamo nella nostra insalata. Ora prendiamo il nostro aneto, anche questo lavato. Io non l'ho O aneto, come vi ho detto, o finocchietto selvatico. Io non lo faccio piccolo, lo lascio così, in modo che poi si può scostare nel momento in cui si mangia. E
per ultimo adesso ci mettiamo lo spicchietto di aglio. Chiaramente vedete, io ho preso un pezzetto, non ne ho preso tutto, perché poi io leverò l'aglio una volta che sarà passata l'ora in cui sarà ben marinato il tutto. Olio extravergine, e adesso ci mettiamo il sale, il peperoncino e i nostri gamberi. Adesso mettiamo i nostri gamberi, vedete io li ho scolati bene, ce li mettiamo dentro, ci mettiamo un po' di peperoncino, non esagerate. E il nostro sale. E adesso dobbiamo fare una bella girata. Li facciamo insaporire bene il tutto, quindi vi ho detto un'oretta, li lasciamo così e poi serviamo. Vedete che l'arancio tenderà poi a lasciare altro succo, quindi diventerà ancora più gustoso. Assaggiate come va di sale e di piccante e lasciamo così a marinare. Ecco la nostra insalata con gamberetti, finocchio e arancia, pronta per essere servita. Io ho messo poi un altro poco di coriandolo fresco e del finocchietto selvatico. Buon appetito!